Dolcezza ben approdata in Irex e fornelli. Oggi andiamo a preparare il cappuccino classico e il cappuccino senza caffè, adatto ai più piccoli. Iniziamo con il montare il latte, con un montalatte come nel mio caso, oppure con un frullino. Io andrò ad utilizzare il montalatte Riccio dell'Evviva, pagato 20 euro. È ideale per cappuccino, latte caldo e cioccolata, con una capacità di 200 ml per schiuma di latte, 400 ml di bevande calde, incluso un frullino per crema di latte e un miscelatore. Il coperchio è rimovibile per una facile pulizia e lo spegnimento è automatico. Bene, andiamo a versare un pochettino di latte all'interno del boccale. Io per il cappuccino ti consiglio di utilizzare il latte intero o tutt'al più latte parzialmente scremato. E premo il pulsante on/off. E come vedi, la spia blu si è spenta. Questo significa che è pronto. Lo lasciamo in caldo ed intanto prepariamo il caffè. Per farlo mi avvalgo della macchina Nespresso, di cui ti ho fatto un video review sul canale tempo fa. Se vuoi trovi questo elettrodomestico sul mio shop Amazon. Ti lascio il link giù in descrizione e nel commento in primo piano. Vado ad inserire la cialda e preparo la mia bevanda. Vedi bella schiuma che ho fatto? Funziona benissimo questo montalatte. Il bevicino si fa mettendo la schiuma di latte all'interno di una tazzina. Prendiamo del cacao amaro o del Nesquik e cospargiamo la superficie. E terminiamo con altra schiuma e ancora cacao amaro. Finiamo anche il vero cappuccino con altra schiuma e anche qui cacao amaro.